Sul fotografo. Da ormai 24 ore si sono perse le tracce di un amato componente del corpo docenti. Si tratta dell'insegnante di fisica. Avviso dalla segreteria. La professoressa di fisica è stata rapita, per cui non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Gli alunni dovranno mettere in pratica le conoscenze acquisite per cercare di ritrovare l'insegnante. Se esiste un mondo qua dentro, vuol dire che ci sono altri mondi qui in giro. C'è anche un mondo qua fuori, forse. E questo vuol dire anche che c'è un mondo dove la nostra insegnante è stata rapita. Magari può essersi anche persa.
calcolare i quanti di Planck. E se fosse stata la bidella? No, papà, non ti trovo la chiesa. No, hai ragione. Allora, cos'è che avete scoperto voi classici? Il colpevole forse la bidella? No, ma abbiamo pensato che il colpevole potrebbe essere il corpo nero. Solo che non riusciamo a comprenderlo, perché le formule di Rayleigh, Jeans e di Bien non funzionano abbastanza bene. Ovvio che non funzionano. Le loro formule non funzionano mai. Planck invece ha ipotizzato l'idea dei quanti, solamente che non ci servono nulla. Aspetta! La teoria dei quanti potrebbe aiutarci a comprendere lo spettro del corpo nero. Però avete ancora bisogno del nostro aiuto. Se gli altri sono d'accordo, vi aiuterò. Boh, saranno in un mondo parallelo. Ma no, dai, ci rigenereranno più tardi. Ma sì, infatti, dai, entriamo! Merenda. Oh, la prof non c'è, però ho trovato questa. Vi ho fatto venire qui per darvi uno spunto sull'esperienza del gatto di Schrödinger. Durante l'esperienza mi siete sembrati molto perplessi, perciò ho deciso di scomparire, per far sì che, unendo le vostre forze e conoscenze, provasse a trovarmi.
Avrete seguito certamente ipotesi classiche e moderne, ma solo unendole siete riusciti ad arrivare fin qui. Avete capito? Le due fisiche sono complementari.